Ciao a tutti, buonasera. Video flash sul governo perché me lo avete chiesto, però secondo me l'argomento è da riaggiornare, quindi cerchiamo di fare uno short su questo governo. Allora, due particolarità. Abbiamo avuto una cerimonia il 22 ottobre alle 10:11, se non sbaglio è stata la fiducia che Mattarella, l'incarico, no, che ha dato alla Meloni, e poi, questo era il sabato, poi la domenica alle 10:30 c'è stata l'ufficiale cerimonia della campanella, quindi il passaggio di consegne ufficiale pubblico tra Mario Draghi, quindi il premier uscente, e Giorgia Meloni, che però non è stata ancora incaricata e credo che stia facendo la fiducia, stia prendendo la fiducia alle Camere e quindi andrà avanti. Allora, c'è una particolarità, questo governo quindi ha due date, quella del sabato con la luna in Vergine quadrata un Marte in settima casa, opposta a questa luna, opposta a Nettuno, ragazzi, è un po' conflittuale. È un po' conflittuale, opposta a Nettuno, largamente opposta a Giove. Per fortuna, per la stabilità, insomma, del governo, che c'è un'altra data, una data decisamente migliore, anche perché, come già accennavo in una storia, in un video su Instagram, l'ho scritto, la data del 22 ottobre 2022 alle 10:11, quindi qua abbiamo ben tre numeri maestri, aveva anche Marte in settima casa, che è terribile in Gemelli. E il 30 Marte diventerà anche retrogrado, quindi tempo una settimana, se noi avessimo solo questa data inizierebbero a discutere, quindi teniamo conto insomma della bontà della data successiva che è il 23 ottobre 2022, la domenica, mi riferisco alla cerimonia della campanella, quindi intorno alle 10:30, se è avvenuta in un altro orario, siccome domenica ero impegnata e non ho potuto prendere proprio il minuto, ho visto semplicemente la replica al TG. Scrivetemelo nelle storie, nei commenti, dove volete, così rettifico l'orario. Ripeto, perché poi a volte non sempre ci capiamo. Se la cerimonia della campanella è avvenuta in un orario diverso dalle 10:30, orario che io ho trovato scritto su internet, comunicatemelo così rifaccio il video. Questa data è decisamente migliore, stavamo dicendo, perché è zeppa di trigoni. È bastato un giorno finché la Luna si spostasse nel equilibrato e giuridico segno della bilancia, la Luna e la Meloni. Non è congiù, è opposta a Giove, ragazzi, quindi la fortuna, le approvazioni un po' mancheranno a questa donna, non al governo in sé. Proprio la Luna, oltre al fatto che qui abbiamo una presidente del Consiglio, quindi è lei, indica anche, come dire, l'equilibrio, okay? Quindi è probabile che riceva molti attacchi. Gli attacchi provengono da Giove, Chirone e Nettuno in quarta casa, perché la Luna è in decima in questo tema natale, vi metto il grafico, quindi indica questa donna con una grande leadership, perché è una Luna in bilancia, ma è capricornizzata, infatti lei è una Capricorno. Ed è bella tosta, però ha delle opposizioni dalla quarta casa. L'opposizione di Nettuno mi sembra, mi fa pensare a tutta una serie di atteggiamenti antifascisti, di polemiche, vedete che sono già iniziati. Io li trovo molto anacronistici. Sarà che ho una laurea, una tesi in regimi politici totalitari del 1900, motivo per cui spesso vi accenno di politica perché avevo un professore meraviglioso, il mio relatore, che aveva insegnato anche a Cambridge e quindi correggeva anche i libri di storia, era strepitoso e mi spiegava davvero come stavano le cose dietro le quinte, quindi io vi ricordo e ve lo dico proprio sulla base di una conoscenza e di una cultura acclarate che la destra e la sinistra non esistono più dal 1947. Il nostro paese, per accordi chiari e ben definiti, è stato consegnato agli alleati, che, come ribadisco rispetto all'altra volta, sono stati la Russia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra su tutti. L'altra volta ho dimenticato la Francia e aggiungo la Cina e la risottolineo perché ha studiato un po', si sa. Quindi magari prima di commentare, se poteste andarvi a fare uno sguardo così, una letta veloce su Wikipedia, perché ce l'abbiamo la cultura gratuita, no? Approfittiamone prima di scrivere magari inesattezze che anche per chi legge che non lo sa. La Cina è subentrata, è entrata a far parte degli alleati contro la Germania, l'Italia e il Giappone nel 1941 dopo Pearl Harbor.
Perché la Cina era, quindi è diventato, diciamo, il quinto alleato, diciamo, la quinta forza alleata, perché erano già in conflitto con il Giappone, quindi a un certo punto si sono uniti e quindi è abbastanza anacronistico quello che sta accadendo, la gente che si preoccupa, cioè si vede che non hanno intenzione di fare cose fasciste. Io le ho viste più l'anno scorso, quando non si poteva veramente uscire di casa, quando la gente doveva fare il vaccino anche quando con gli anticorpi altissimi e poi si sentivano male. Insomma, lasciatemi dire una cosa scomoda, che l'anno scorso sembrava essere un complotto e che adesso, insomma, viene accettata dai più. Quindi vabbè che ora mi diranno anche che non devo dire che la mascherina, perché mi hanno detto anche quello, che la mascherina non protegge dal virus, quindi qualcuno che va un po' per conto suo e che non mantiene i piedi per terra c'è. Però noi la verità la dobbiamo dire, io ho cambiato il nome a questo canale, Spazio Indaco, proprio perché se voglio rispondere a qualcuno che dice un'inesattezza di politica, essendo un canale di astrologia, mi sentivo un pochino limitata, no? E quindi bypassavo, surclassavo, però restavano nella rete dei messaggi, diciamo, delle polemiche inesatte, figlie dell'ignoranza, figlie della non conoscenza, che quindi meritavano un dibattito. Quindi la scelta di Spazio Indaco come nome mi dà, no? Mi autorizza a trattare tutto quello che ho reputo evoluto e quindi legato innanzitutto alla conoscenza, ragazzi, perché se non sai, non puoi. E questo è poco, ma sicuro. Quindi dobbiamo essere un po' nerd, farci un mazzo tanto e informarci prima di parlare, altrimenti si tratta soltanto di elucubrazioni, di io penso che, ma io penso che, lascia il tempo che trova, insomma, non ha attendibilità. Quindi la destra e la sinistra non esistono, io ho visto una rigidità e un potere, un'applicazione del potere, insomma un regime totalitario più l'anno scorso, sicuramente quest'anno. Resta il fatto che però con un Nettuno in quarta casa, congiunto pressoché alla cuspide retrogrado, vuol dire che queste mentalità anacronistiche che pensano che adesso questi tolgono l'aborto e fanno questo e fanno quello e non fanno più sbarcare i migranti, io credo che lo ordineranno sinceramente. Insomma, a me non sembra che sia quello lo stampo e anzi vi invito a vedere, no, a riflettere sulla cerimonia del passaggio della campanella tra Draghi e la Meloni, c'era una cordialità. E sono due governi filo NATO, c'era una cordialità e un sostegno che, insomma, palesemente, anche se anche non l'avessero detto, l'hanno anche accennato, ma c'è una continuità. Draghi sarebbe tendenzialmente di sinistra, lei sarebbe di destra, ma in realtà hanno degli interessi economici in comune. Vi ricordo che la destra e la sinistra rimangono nel cuore dell'elettorato e loro un po' ci giocano, insomma. Però, come potete vedere, sono identici, cioè vestono allo stesso modo, non c'è più neanche il classismo che una volta poteva far pensare ad un, no, riconoscersi. Voi pensate a Berlusconi e alla Bonino, si vedeva che facevano parte di due mentalità, di due classi, no? Di due filosofie contrapposte. Adesso non c'è più neanche quello. Perché, insomma, il gioco è bello quando dura poco, nel senso che sono gli interessi economici e sono i poteri un po' più forti quelli che guidano queste situazioni. Ciononostante, vi sottolineo che ci sarà, con quel Nettuno retrogrado, purtroppo riverranno fuori queste cose che andranno chiarite, chiarite, chiarite. Insomma, ci saranno delle polemiche, ci saranno sicuramente, insomma, degli attacchi contro la destra e con queste cose, io ripeto, le trovo inutili e fanno perdere un sacco di tempo e sviano, infatti, Nettuno retrogrado e niente, se queste vicende hanno proprio la funzione di affrontare una vecchia mentalità, delle vecchie idee, delle cose anacronistiche, no? Si arriverà probabilmente allo scontro. Temo il passaggio, allora temo 2 mesi il ritorno di Giove su quel Nettuno di transito dal 28 ottobre al 20 dicembre potrebbe creare proprio delle sommosse, delle manifestazioni, insomma, abbastanza corpose di persone, no? Delle proteste. E un'altra cosa, io temo il Saturno in Pesci, non tanto l'anno prossimo quanto nel 2024, Saturno in Pesci, congiunto a quel Nettuno originario del governo, insomma,
potrebbe creare delle cose, ci saranno spartiati, ci sarà qualcosa di grosso, insomma, che accadrà per porre fine, diciamo, no, a questa mentalità anacronistica, però di fatto accadrà quando passa Saturno, non è mai un dolcetto, insomma, è sempre una cosa un po' rigorosa, quindi magari verranno fatte delle, che ne so, delle leggi, dei divieti, delle cose per impedire questo, oppure accadrà qualche avvenimento che richiederà proprio un intervento delle istituzioni e legislativo. Quindi, insomma, speriamo di no, l'essere umano è un essere in divenire, insomma, speriamo che si illumini. Altra cosa, anche ai noi, in realtà stavo guardando adesso, mi era sfuggito, questo, anche la data del 23 ottobre cade, visto che comunque l'orario era simile a quello precedente, per quello se avete un orario diverso dello scampanellino lì, della cerimonia, no, della campanella, datemelo, perché se è avvenuta alle 10:30, come si legge nella rete, Marte in Gemelli, anche in questo caso, capita in settima. Marte in Gemelli non va bene. Non va bene perché indica che gli alleati dal 30 ottobre potrebbero iniziare. 30 ottobre, 12 gennaio, se non erro, Marte. 12 o 18 gennaio, Marte sarà retrogrado. Ragazzi, potrebbero iniziare, che ne so, Berlusconi, che ne so. Insomma, potrebbero iniziare delle polemiche sia interne, nella coalizione, sia all'opposizione, perché purtroppo Giove in quarta, vi stavo dicendo, in quarta, oltre a Nettuno che indica queste manifestazioni antifasciste che potrebbero diventare anche un po' pericolose, insomma, molto moleste, sicuramente moleste. C'è anche Giove in Ariete retrogrado e c'è Chirone, per fortuna non sono congiunti, però. C'è Chirone retrogrado in Ariete, la vecchia rabbia contro il fascismo, insomma, possono opposta alla luna della Meloni. Chirone è opposto a Mercurio, i giovani potrebbero insorgere i giovani in una maniera. Insomma, c'è tanta rabbia da smaltire. Questa donna si prenderà sulle spalle un sacco di rabbia. Io, se non fosse nata con un Saturno in Leone all'ascendente, quindi proprio votata per prendersi sulle spalle il potere e cercarne di fare davvero, non so se ci riuscirà, ma cercare di farne l'espressione più alta, più nobile, no? Il segno del Saturno nel segno del Leone indica quello, no? Avere un grande potere in mano e dover avere con il libero arbitrio il compito di dimostrare che cos'è il leader magnanimo oppure che cos'è il tiranno. Questa donna, nelle sue intenzioni, sarebbe venuta a fare la prima cosa. Poi vediamo se da essere umano riuscirà a riabilitare, no? Questa destra, o comunque a far digerire, a far dimenticare, a far rappacificare tutti gli italiani, no? Tutte le persone, il patriottismo legate alla sinistra e agli errori che questa donna non era neanche nata, che ha fatto Benito Mussolini, e che però, insomma, tutto quel lato della politica che ha deciso di stare da quella parte si prende. Quindi vedremo, ragazzi, vedremo. Vedremo, ma insomma si prenderà addosso un sacco di rabbia. Però, ripeto, la quarta è anche il proprio paese, no? È anche non soltanto le folle, sono anche gli alleati, è casa tua. La settima potrebbero essere le opposizioni, no? I grillini, il PD e gli altri. In entrambi i casi è tanta roba, cioè c'è tanta tensione. Quindi, vi dico, questo è un video introduttivo, faremo delle cose flash per riaggiornarci, perché quando dal 30 ottobre Marte tornerà a retrogrado, io vi metterò qui tutti i video che faccio sul governo, ve li metto in info box. Quando Marte diventerà retrogrado e inizierà a quadrarsi con Giove, e la spunteranno sicuramente i guai. L'ultima cosa che vi dico prima di lasciarvi, perché veramente qua è una cosa work in progress, è che Nettuno retrogrado al medio cielo indica anche non soltanto le masse contro per gli ideali delle questioni antifasciste, è un Nettuno che parla immediatamente di problematiche legate alle risorse e al gas. E ora che Giove ci torna su il 28 e quadrerà Marte retrogrado,
Voi vedrete che la prima cosa che potrebbero, non so, le prime problematiche potrebbero arrivare non solo dall'ideologia fascista, ma anche dalle risorse. Altra cosa, questo governo nasce, almeno la data del 23 ottobre, ma a questo punto temo anche quella del giorno prima. Nascono tra le altre problematiche, perché questi sembrano molto ben intenzionati. La Meloni si è presa un guaio che non vorrei essere nei suoi panni, tra la coalizione che già la notte degli exit poll mi aveva fatto rimanere proprio veramente un maschilismo, mi era arrivata una ventata di maschilismo che la metà bastava, però insomma, tra la coalizione e altre problematiche che forse al momento non vediamo, qua c'è di tutto. Un'altra cosa che indica proprio precarietà e instabilità è Urano retrogrado, sta arrivando Milla, quindi la cosa è grossa. Urano retrogrado in sesta casa, in Toro, quindi per ragioni economiche, Milla, è incredibile. Milla, hai aperto una porta. Il governo è instabile, ragazzi. C'è un sacco di instabilità. Non so come andrà a finire, ma un Urano retrogrado in Toro indica che le questioni economiche, poi congiunta al nodo nord, la sesta casa è molto scomoda quando c'è Urano, perché indica proprio una precarietà. Magari, ora io non sono andata a guardare il governo Draghi, quindi ve la butto lì. Forse indica che anche questo governo avrà bisogno di chiedere una cinquantina di fiducie in un anno, no? Proprio perché ci saranno delle spaccature interne. Vediamo che succede. Vedo anche una Lilith in cancro in ottava casa. Cioè, lo scopo evolutivo di questo governo, proprio l'epurazione di tutti i mali che verranno a galla contro questo governo, secondo me sarà epica. Non ci annoieremo. Però, insomma, ragazzi, seguiamo la pratica perché non è, forse non ho neanche l'ultima data, qui manca la fiducia. Vediamo come va. È precaria, la situazione è precaria. I prossimi 4 mesi, insomma, fino a gennaio, vieni, saluta. Fino a gennaio la situazione sarà impegnativa. E su queste note, io e Milla, ma Milla scocciatissima, vi salutiamo e ci riaggiorniamo. Buona serata a tutti, ragazzi, grazie.